Si è tenuta una speciale lezione sulle istituzioni questa mattina a Tempio Pausania per gli studenti del liceo Dettori. Per un giorno i docenti sono stati il sindaco e gli assessori. Sentiamo Daniela Stara. Una lezione speciale di educazione civica nel salone di rappresentanza del Palazzo Municipale di Tempio. A salire in cattedra il sindaco Gianni Addis. Questa mattina 30 tra studenti e studentesse del liceo Dettori della città di Pietra si sono ritrovati in comune per sentire dalla viva voce di chi amministra la città come funzionano gli enti locali. Il primo cittadino con la sua giunta quasi al completo ha tenuto una lezione sul comune e l'amministrazione, un modo diretto di far conoscere e apprendere agli studenti ciò che prima hanno studiato sui libri. Accompagnati dalla docente Maddalena Vasa, gli studenti hanno posto tante domande al sindaco e agli assessori. Due ore per una lezione speciale che sicuramente non dimenticheranno. In questo momento, ha spiegato la docente, stiamo studiando in classe la Costituzione e gli organi dello Stato, tra cui il Comune. Ho pensato che oltre a spiegare l'argomento fosse utile mostrare loro dal vivo questa istituzione per facilitare l'interazione dei giovani con quelle strutture che spesso appaiono distanti e irraggiungibili, ma attraverso le quali si gestisce la vita di comunità. L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto di educazione civica che domani li porterà anche a Cagliari, nella sede del Consiglio regionale. Prosegue la tradizione del calendario dell'esercito, presentata oggi a Cagliari l'edizione 2023. Presente il generale Stefano Scanu, comandante dell'esercito militare Sardegna. Federica Portoghese. È stato presentato oggi a Cagliari il calendario dell'esercito 2023, un'opera editoriale storica per ricordare l'80° anniversario dell'8 settembre 1943 e una riflessione sul ruolo dell'esercito italiano nella liberazione della patria a fianco degli alleati. A testa alta è il titolo del calendario, un grido di determinazione e saldezza morale che ha contraddistinto l'animo italiano in battaglia. Perché è una parte della storia italiana che è stata per molto tempo, come dire, tenuta nascosto, comunque di cui si è parlato poco e che invece merita di avere il giusto risalto, perché in quell'occasione, diciamo in quel periodo in cui c'era molta confusione, molto disorientamento da parte delle istituzioni italiane, l'esercito italiano invece seppe tenere la barra dritta e cominciò e continuò a combattere il nemico tedesco per liberare l'Italia. L'opera vuole narrare cosa accade nelle settimane che seguirono l'armistizio, quando i soldati italiani, nonostante la situazione, continuarono a combattere per contrastare l'aggressione tedesca. In soli 98 giorni l'esercito italiano seppe reagire, combattere e vincere a Mignano Montelungo. Questa opera editoriale vuole appunto far conoscere a tutti gli italiani cosa fece l'esercito italiano, quindi i soldati italiani, in quel periodo così tremendo e tragico della nostra storia recente. Sta conquistando il pubblico di Sassari l'intenso programma musicale che la rassegna To Be in Jazz sta portando sul palco del Teatro Verdi. I concerti aperitivo organizzati dall'associazione Blue Note Orchestra animano le domeniche di dicembre sassaresi e il prossimo doppio appuntamento omaggerà la leggendaria Joni Mitchell. Cosa accade quando uno dei più importanti compositori e arrangiatori italiani e una delle più apprezzate cantanti jazz spagnole si incontrano un giorno a Barcellona? Possono semplicemente prendere un caffè, scambiarsi qualche opinione musicale oppure pensare a un progetto da realizzare insieme, coinvolgendo una tra le più longeve orchestre italiane che opera continuativamente da 33 anni, l'Orchestra Jazz della Sardegna. Un'idea realizzata e portata sul palco del Teatro Verdi di Sassari domenica scorsa nell'ambito della rassegna To Be in Jazz, i concerti aperitivo, organizzata dall'associazione Blue Note Orchestra. I protagonisti di A Day in Barcellona, Duccio Bertini, che ha diretto l'OJS, e Susanna Scheman hanno quindi coinvolto il pubblico attraverso classici del repertorio jazz americano, da You've Changed a It Could Happen to You, una performance appassionata, capace di far emergere il solido legame tra gli artisti sul palco. E ora si avvicina il momento del prossimo doppio appuntamento di domenica alle 11 e alle 18, quando con A Case of You sarà omaggiata la musica di Joni Mitchell. È un progetto di Michele Corcella, uno dei più importanti arrangiatori e compositori italiani, e prevede la voce di una delle più importanti giovani voci italiane, Erika Mu,
che ha partecipato a Sanremo nel 2012 vincendo il premio Mia Martini. Dopo il concerto mattutino, come da tradizione, sarà offerto l'aperitivo al pubblico grazie alla collaborazione della cantina di Doglianova col Diretti, Campagna Amica e UECOP. Era l'ultima notizia di questa edizione del TG. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Vi ricordiamo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul nostro canale YouTube. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.